Cari telespettatori, benvenuti a questo nostro primo incontro di programma. Innanzitutto alcune parole sul perché di questo programma. Mi presento, sono Luigi Gileno e sono uno psicologo psicoterapeuta e quindi con voi io vorrò dare una sorta di riflessione ai nostri incontri. Allora, rifletteremo su quali sono le problematiche o su quali potrebbero essere le problematiche di tutti i giorni, tenteremo, fermandoci, di trovare le migliori soluzioni per voi e poi avremo anche la possibilità di condividere esperienze, idee, paure, ansie, timori e desideri. Quindi questo momento, il mio momento, vuole essere proprio una sorta di riflessione che con semplicità affronta anche argomenti profondi che vivono dentro di noi o all'interno delle nostre case, eventualmente anche con domande da parte vostra o richiesta di chiarimenti. Per questo vi leggo una email che mi è arrivata non molto tempo fa. Gentile dottore, sono una donna di mezza età, con un buon lavoro, un marito che mi vuole bene e dei figli che danno solo soddisfazioni. Non avrei proprio nulla di che lamentarmi, eppure qualcosa dentro di me non va. Sento che sto perdendo il senso e la voglia. Sento che tutto si sta allontanando da me. Ho sempre creduto che nella vita fossero importanti valori quali l'onestà, la coerenza e la rettitudine. Ma ora non mi basta più credere in questo. Chiedo a lei di potermi aiutare in questa mia fase delicata, perché so che almeno la condivisione di un problema può portare a cercare soluzioni. La ringrazio e la saluto. Il punto individuato dalla signora penso che sia fondamentale e questo è l'importanza di condividere un problema, l'importanza di condividere una sofferenza, un peso che è alla base della terapia psicologica. Un piccolo excursus storico, la psicologia è una scienza molto giovane. I primi approcci si sono avuti attorno alla metà dell'Ottocento. Fino ad allora chi aveva una difficoltà a livello psichico veniva considerato genericamente un folle, un matto o un delinquente, per cui andava destinato al confino, alle galere, alla morte, agli istituti di correzione e poi ai manicomi. Ma tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, un giovane medico viennese, all'epoca completamente sconosciuto, comincia ad affermare che per attenuare le problematiche relative alla malattia psichiatrica, una possibile via di cura poteva essere quella che utilizzava la parola, la cura attraverso la parola. Stiamo parlando naturalmente del dottor Sigmund Freud. All'epoca molti non diedero credito a Freud, anzi, sotto certi punti di vista lo consideravano folle esso stesso, ma con il passare del tempo e i risultati che Freud otteneva, che per il periodo furono straordinari, prese sempre più credito la psicoanalisi. Partendo dalla formula «dica tutto quello che vuole senza censure e senza timori», si apriva la strada ad un percorso in cui la persona riusciva ad affrontare i propri demoni interiori in modo da cercare di riprendere in mano la propria vita. La forza della cura, quindi, secondo Freud, ma oggi secondo tutta la teoria psicoanalitica e non solo, è nella relazione, in quell'atto creativo che permette all'individuo di qualsiasi età di superare qualsiasi difficoltà. Per questo ora vediamo un breve filmato, un estratto di un film di qualche anno fa. Sabina Spielrein era una donna davvero straordinaria. Prestava un'attenzione particolare ai bambini con problemi. All'asilo c'era un bambino che passava tutta la giornata seduto sotto un tavolo, con gli occhi sempre chiusi. Teneva le mani avvinghiate e le sue dita sembravano impastate col cemento. Ogni giorno Sabina inventava qualcosa di nuovo.
per farlo uscire da quell'isolamento. Она не сдавалась и все. Non voleva arrendersi, ma per quanto insistesse, невозможно расцепить. Era praticamente impossibile fargli aprire le mani. Пока в один прекрасный день Сабине. Finché un giorno Sabina ebbe un'idea. Этот мальчик. Quel bambino. Был я. Ero io. Руки мои. Разжались. Sentì che le mie mani si stavano sciogliendo. Я впервые в жизни засмеялся. Per la prima volta nella mia vita ho sorriso. Non dimenticherò mai quello che la dottoressa Spirrein fece per me. Dentro quelle mura eravamo tutti felici. Bene, il filmato che abbiamo appena visto ci introduce al concetto che è centrale di questa puntata, che è quello di crisi. La parola crisi oggi sembra essere proprio la chiave, una sorta di grimaldello, in quanto spieghiamo tutto attraverso la crisi usandola e abusandola. Certo, la crisi c'è, esiste, si tocca, è tangibile nelle case di molti di noi, ma io vorrei riflettere con voi sull'uso che facciamo di questo termine. L'idea ricorrente di crisi è che sia qualcosa di immutabile, di ineluttabile, qualcosa che prende e che rende la vita di una persona comune come uno stato dipendente dalle sue oscillazioni umorali, quasi come se fosse una cosa viva. Nei momenti di crisi e di scelta devono muoversi molte energie manifeste ed evidenti, così come sottili e invisibili. Gli intenti possono essere molto diversi e gli obiettivi contrastanti. Tuttavia, la lotta che avviene sul piano concreto e visibile è la punta di un iceberg che tocca grandi profondità. Ecco, volevo leggere con voi una frase di un altro grande della storia e soprattutto della scienza, Einstein. Einstein dice: la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro, finiamolo una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Albert Einstein. Il valore, come dice anche Einstein, tendenzialmente positivo della crisi, noi lo possiamo trovare insito, cioè dentro proprio il termine. Crisi arriva da crisis, ossia separo, decido, momento di separazione tra un modo di essere ed un altro differente. Quindi vediamo come già nel suo significato primordiale la crisi porta con sé un senso di cambiamento, un mutamento che può fornire opportunità a chi è in grado di adattarsi e soprattutto di utilizzare le proprie potenzialità individuali. È interessante notare come dentro la crisi è insito il problema e la sua soluzione, il pericolo dello smarrimento e la bussola che può portare fuori da quel pericoloso labirinto dell'indecisione e della precarietà. Solo se noi riusciamo ad utilizzare soluzioni creative, dove per creatività intendiamo la possibilità di trovare soluzioni differenti ad uno stesso problema, noi possiamo superare o almeno tentare di superare le nostre difficoltà. L'unica chiave di apertura e risoluzione risiede nel ricontattare le parti sane di noi, quali i valori, l'intuito, la cooperazione, la solidarietà, l'accoglienza, l'ascolto, l'autorevolezza, l'audacia, l'integrità. L'intento che chiedo è proprio quello di agire tutti quanti insieme, per l'insieme e con l'insieme. Mi viene in mente un sogno che mi raccontò una mia paziente che seguivo qualche anno fa, in cui era un momento di estrema crisi per questa persona e a un certo punto lei fece questo sogno, cioè sognò che era su una sedia a sdraio impossibilitata a camminare perché aveva le gambe completamente immobilizzate. Arrivo io, che rappresentavo il suo terapeuta, le sfioro le gambe e lei riprende a camminare. È una cosa molto interessante perché forniva una soluzione creativa per quella persona al fatto che era completamente immobile in quel momento della sua vita e come un intervento, anche se lieve, potesse in qualche modo aiutarla a riprendere il proprio cammino. In ambito psicoterapeutico, il momento della presa in carico di solito corrisponde con la fase più acuta del disagio di chi chiede aiuto, determinando un passaggio critico grazie al quale ci si può avviare verso il superamento del sintomo e l'andare al fondo del problema, in modo da riconquistare la salute e il benessere. Dentro la crisi noi troviamo il rischio così come l'opportunità, la difficoltà così come la possibilità, il caotico come lo strutturato. Grazie ad essa possiamo dare nuovi valori all'esistenza, oppure recuperare quelli che avevamo perso, che ci erano sfuggiti e che avevamo dimenticato. È essenziale, dal mio punto di vista, comprendere il legame tra il potere della crisi e la possibilità del cambiamento, che libera da vincoli esistenziali e sostiene la riscoperta della autenticità della vita. In tal modo, avendo una nuova e proficua visuale che non ostacola impedendo la prospettica, si favorisce una ridefinizione di se stessi, di ciò che io potrò essere, investendo su di me e su quelle persone che hanno un significato nell'esistenza di tutti noi. Ci tengo a sottolineare che la crisi porta al cambiamento, alla possibilità di orientare il proprio sguardo al futuro, che è essenziale per riprendere il proprio cammino, a ciò che potrà esserci all'orizzonte, per raggiungere l'autentico obiettivo della nostra vita, cioè ottenere il meglio per noi stessi. Prima di concludere, lasciandovi a un nuovo filmato, volevo salutarvi con le parole di Freud, che dice: scherzando si può dire tutto, persino la verità.
Arrivederci e grazie per l'attenzione. Sono uscito con una giorni fa. Com'è andata? Molto bene. E la rivedrai? Non lo so. Perché no? Non l'ho chiamata. Cristo, sei un dilettante. So quello che faccio. Ah, sì? Sì. Non si preoccupi per me, so quello che faccio. Sì, ma questa ragazza, insomma, è bellissima, intelligente, divertente. È diversa dalle altre con cui sono stato. E allora chiamala, Romeo. Così mi rendo conto che non è poi tanto intelligente che mi rompe i coglioni. Sì, insomma, ecco, questa ragazza, cazzo, è perfetta ora. Non voglio rovinare questo. Forse tu sei perfetto ora, forse è questo che non vuoi rovinare. Questa la chiamerei una super filosofia, Will. Così puoi, in effetti, passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno. Mia moglie scorreggiava quando era nervosa. Aveva una serie di meravigliose debolezze. Aveva l'abitudine di scorreggiare nel sonno. Scusa se ti racconto questa cosa. Una notte fu talmente forte che svegliò il cane. Si svegliò anche lei. Sei stato tu e io? Sì, non ho avuto il coraggio. No, si è svegliata da sola. Sì. Oh, signore, ma Will è morta da 2 anni e questo è quanto mi ricordo. Momenti stupendi, sai, piccole cose così. Però sono queste le cose che più mi mancano. Le piccole debolezze che conoscevo solo io. Questo la rendeva mia moglie. Anche lei ne sapeva di belle sul mio conto, conosceva tutti i miei peccatucci. Queste cose la gente le chiama imperfezioni, ma non lo sono. Sono la parte essenziale. Poi dobbiamo scegliere chi far entrare nel nostro piccolo strano mondo. Tu non sei perfetto, campione. E ti tolgo dall'incertezza. La ragazza che hai conosciuto non è perfetta neanche lei. Ma la domanda è se siete o no perfetti l'uno per l'altra. È questo che conta. È questo che significa intimità. Puoi sapere tutte le cose del mondo, ma il solo modo di scoprire questa qui è darle una possibilità. Certo non l'imparerai da un rincoglionito come me. E anche se lo sapessi non lo direi a un piscione come te. E perché no? Mi ha detto già qualunque cazzata. Cristo santo. Parla più di tutti gli strizzacervelli che ho visto in vita mia. Io insegno questa merda, non ho detto di saperlo fare. Già. Ha mai pensato di risposarsi? Mia moglie è morta. Indi la parola risposarsi. È morta. Sì. La chiamerei super filosofia, Sean. Insomma, così lei può in effetti passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno. Il tempo è scaduto.